ma il primo incontro del Festival Giornalismo richiede sempre un po' di, no? Di suspense. Beh, visto che siamo qui, siamo al Festival Internazionale del Giornalismo, inauguriamo in qualche modo questa seconda giornata, partiamo dalla notizia. La notizia, credo che voi l'abbiate letta sui giornali ieri, la notizia arriva dal Financial Times e dice che la Cina già da quest'anno diventerà la prima economia del mondo. E diciamo che le previsioni erano che lo diventasse fra qualche anno, nel 2019, invece i tempi sono... Quindi strapperà il primato agli Stati Uniti, che a loro volta l'avevano tolto alla Gran Bretagna, ma l'avevano tolta alla Gran Bretagna nel 1872. Quindi parliamo di una notizia, quella di questi giorni, che è una notizia storica, perché dopo 142 anni viene certificato quello che già sappiamo tutti. Sì, nel 1872 era la Gran Bretagna, l'impero, la regina Vittoria, eccetera, eccetera, la Grande Bretagna era ovviamente l'economia più importante del mondo. Da allora ad oggi gli Stati Uniti, e quindi, dicevo, viene certificato questo nuovo ordine economico. Nel 2005, due dati velocissimi, nel 2005 l'economia cinese valeva la metà di quella statunitense, quindi solo pochi anni fa. Nel 2011 era arrivata all'87% di quella americana. Adesso questo sorpasso, perché dal 2011 ad oggi, questo è un dato molto interessante anche per noi italiani, l'economia cinese è cresciuta del 24%, a fronte del 7,6% di quella americana. Quindi i numeri, anche se siamo qui, no, tra giornalisti, spiegano meglio di tante parole il senso anche di questo nostro incontro. Un incontro organizzato dal Centro Estero dell'Umbria, anzi con la collaborazione del Festival del Giornalismo, che non è un incontro, che è un incontro che da tre anni in qualche modo noi abbiamo acceso un faro sulla Cina e cerchiamo di far incontrare questi due mondi, il nostro mondo e quello cinese, che sono così diversi, così lontani, ma anche molto più vicini su alcuni aspetti di quanto noi possiamo pensare. Lo scorso anno abbiamo analizzato con i nostri ospiti cinesi, appunto, abbiamo parlato strettamente di economia, il balzo economico del dragone. Due anni fa ci siamo occupati con alcuni giornalisti provenienti da Pechino e da Hong Kong della cucina cinese, e quest'anno riflettiamo insieme su quanto sia cambiata e stia cambiando questa società, e i nuovi consumi, no, ridisegnano un po' le classi sociali, modificano anche gli stili di vita, e quindi inevitabilmente questo significa che l'Italia, la piccola Italia e la grande Cina, dal punto di vista geografico, sono destinate a incontrarsi, a conoscersi, a integrarsi sempre meglio, perché noi possiamo offrire ai cinesi quello che abbiamo di più importante e prezioso, e che del resto hanno anche loro in quantità enorme. Siamo forse due paesi che hanno in comune una storia millenaria e un grandissimo, enorme patrimonio storico e culturale. Un dato di cui noi siamo molto fieri in Italia è che siamo il paese al mondo con più siti UNESCO definiti patrimonio dell'umanità. Ci sono 49 siti UNESCO in Italia, e l'altro paese al mondo che ne ha di più è la Cina, ne ha 45. E quindi ci uniscono molte cose, e insieme al prodotto interno interesse per l'Italia. Cesare Romiti, il presidente della Fondazione Italia-Cina, ha sintetizzato in un recente incontro con una frase questo rapporto, no? L'Italian lifestyle è il filo con il quale si possono intessere i rapporti tra i due paesi. Quindi abbiamo qui noi degli ospiti cinesi che ringraziamo. Prima però di dare la parola ai miei colleghi, vorrei salutare doverosamente due ospiti che sono qui in sala. Cao Zhao Jing, dirigente del Consiglio di Stato cinese, grazie di essere qui con noi. Mi scuso per la pronuncia, perché sicuramente sbaglierò, quindi l'indico con... E Chen Tao, che è il responsabile della divisione europea dell'Associazione dei giornalisti cinesi, che per la prima volta al Festival del Giornalismo. Grazie di essere qui. Adesso presenterò i nostri ospiti man mano che iniziamo a... ve li faccio conoscere. Qui alla mia sinistra abbiamo Wang Shanshan,
E alla mia destra c'è Ruoyen Yan. Adesso le conosceremo meglio, poi invece gli architetti italiani si presenteranno anche da soli perché hanno, come dire, dei video anche per presentarsi, e quindi approfondiremo con calma. La prima domanda però la voglio fare a Wang. Wang è la cover story editor del China Daily, un importante giornale, uno dei giornali più importanti della Cina, è laureata alla scuola di giornalismo della Columbia University e quindi conosce bene anche il mondo occidentale. In questi giorni sta conoscendo meglio anche l'Italia e speriamo che la conosca sempre di più. Ecco, io sta cambiando la percezione dell'Italia in Cina. Ecco, noi siamo molto curiosi di sapere come cambia questa percezione e naturalmente vorremmo anche che tu ci accennassi in breve al ruolo del tuo giornale, che è il giornale anche appunto di riferimento degli occidentali in Cina. To be here and tell you about what the development of the media in China and also our perspectives on Italy. Since this line is actually not long enough, it's better for you. Oh. Ah. Deve avere un microfono per la traduzione. Abbiamo delle difficoltà tecniche, ma le superiamo. Senza il microfono non è possibile. Ecco. Ok. Serve il microfono. Aspetta, vai vicino a lei col microfono. Bene. Non potete aggiustare un po' questa immagine verticale? No, ma non funziona perché dentro non abbiamo il collegamento. Quindi, vabbè, dobbiamo risolvere in qualche modo, perché sennò passiamo la mattinata. Dobbiamo risolvere in qualche modo. Può parlare così, dai, senza... Vediamo lo stesso, vediamo di traverso, dai. Sì, ma non funziona perché non abbiamo la collegamento. Lo deve ruotare l'iPad. Va bene, dai. Oh, ok, però deve usare il microfono. Vieni. 你要用这个讲，因为你讲英文，他们是同传。 Potrebbero dire qualunque cosa in cinese perché comunque ci fidiamo. Va bene. Eccoci qui. Sì, così. Ok, poi lei lo regola se vuole. Ok. Can I? Does it show here? 但我这点了以后。 Come mai qui non funziona?
non è tecnologia italiana, comunque possiamo dire così, sennò qui. Non si capisce perché non funziona. Perché ci doveva far vedere delle cose. Non è la presa adatta. Non ci potete dare una mano? Chiedo scusa per questo. Eccoci, no. No, non puoi, come si può fare? Can we put it there? It's like, do you have a PPT stuff here? Sì, va bene. Allora passiamo, andiamo oltre, perché sennò diventa. Interverrà dopo, così andiamo avanti, perché purtroppo abbiamo poco tempo a disposizione. Allora io approfitto per coinvolgere la nostra amica Rouen, citando un'affermazione del Guardian recente, che parla di una città, la più grande del mondo, che noi non conosciamo. Ecco, è la città dalla quale arriva una collega giornalista, giovanissima giornalista. E quindi vorrei innanzitutto che lei ci raccontasse un po' di questa grande città, che è sconosciuta praticamente agli occidentali, ma che è il più grande agglomerato urbano del mondo, che conosce un vero e proprio miracolo economico. E a Rouen volevo anche dire ai nostri ospiti che tu conosci bene l'Italia, perché hai studiato a Siena, e quindi noi siamo molto curiosi di capire questo balzo tra una piccola città di provincia italiana, bella, ricca di storia e di arte come Siena, e una città così grande con 34 milioni di abitanti. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei presentarmi. Io vengo da Chongqing Daily, è un giornale che viene distribuito giornalmente. Vorrei parlare del mio lavoro. Da 3 anni che faccio questo mestiere presso Chongqing Daily. Sono la più giovane giornalista in questo giornale. In Chongqing Daily, ogni giornalista ha un proprio campo di attività. Ogni giornalista di Chongqing Daily si occupa di un argomento preciso. Io lavoro sotto la divisione affari esteri, politica, società, quindi parlerò più o meno di questo settore. Per questo sono stata invitata per venire a partecipare a questo evento. Mi sento molto onorata. Ora vorrei presentare il nostro giornale Chongqing Daily. Chongqing Daily ogni giorno lo pubblica. È un giornaliero. La persona non si può acquistare questo giornale presso edicola. Si deve fare tramite abbonamento. Per questo il pubblico del nostro giornale, la maggior parte sono funzionari pubblici, personali dell'amministrazione e le aziende.
所以正因为如此呢，我们报道的领域相比于市井的这种报道，更关注于社会上的大事。Rispetto agli altri giornali, noi parliamo di più delle notizie di una certa importanza. 接下来我想介绍一下城市，我的城市重庆。Ora vorrei presentare la mia città. 重庆是中国的第四个直辖市。重庆 è il quarto distretto con lo statuto particolare della Cina. 在二战的时期呢，重庆成为了这个中国政府的陪都。Durante la Seconda Guerra Mondiale, Chongqing era il capitale del governo cinese. 作为一个城市，重庆的面积非常的广阔。Essendo una città, ha la dimensione del territorio molto vasta. 重庆的面积有大约八万平方公里。Circa 80.000 metri quadrati. 我们有3300万人。80 milioni di abitanti. No, 30 milioni.80 milioni di metri quadrati, 30 milioni di abitanti. Quindi assomiglia a una provincia che è una città. 在外事方面呢，非常感谢意大利让重庆拥有了第十个领事馆。Per quanto riguarda affari esteri, noi abbiamo 10 consolati.除了意大利呢，还包括英国、加拿大、菲律宾、日本、荷兰、丹麦、匈牙利、埃塞俄比亚和柬埔寨。Sono Italia, Inghilterra, Canada, le Filippine, Giappone, Olanda, Olandia, Danimarca, Ungheria, Serbia, Cambogia. 重庆也有自己的汽车品牌。Chongqing ha una marca molto famosa.dell'automobile. 它的名字是长安。Il nome è 长安。它有145年的历史了。Ha una storia di 145 anni. 现在除了它自己生产汽车以外，它还和长安、铃木、马自达和福特一块合作生产汽车。A parte producono le loro macchine, collaborano anche con Ford, Suzuki, Volvo, Mazda. C'è anche uno stabilimento della Piaggio, che così c'è anche un'azienda italiana. Piaggio è in Italia di un'azienda di un'azienda di un'azienda di un'azienda. Sì, ma sono talmente tanti che non se ne accorgono. 然后菲亚特汽车也在重庆设有这个合作的厂。Anche Fiat collabora con 上汽。现在我想重点介绍一下一个铁路，从重庆直达德国杜伊斯堡的一个国际铁路。Ora vorrei parlare di una linea ferroviaria che parte da Chongqing con destinazione Germania Duisburg. Duisburg della Germania.这条铁路从2011年开始运行。Da 2011 che lavora. 到现在已经运行有三年了。Da 3 anni che funziona. 现在大概每周有一班的火车从重庆发往欧洲。Un treno al giorno che parte da Chongqing. 装满了重庆生产的笔记本电脑。Però si occupa innanzitutto della spedizione internazionale, soprattutto i prodotti elettronici. 这条铁路相对于船运和航运的优势。Rispetto alla spedizione via mare, via aereo, 在于它比船运节省了16天的时间。Il vantaggio è, rispetto a via mare, i tempi sono più brevi,si risparmiano 20 giorni in meno. 但是它的运价仅为航空的四分之一。Invece il costo è molto minore, viene un quarto rispetto alla spedizione via aereo. 这条铁路的建成呢，让重庆和
Grazie a questa linea ferroviaria, Chongqing e Duisburg sono diventate due città di centro distribuzione merci. C'è anche il sito. 如果大家有兴趣的话，可以登录这个网站，了解这个铁路的一些信息。 Sì, no, volevo interromperti perché ci racconti un po' della tua città che è molto importante, però in questa prima domanda che volevo farti volevo chiederti un po' di come percepisci, siccome questa città è a differenza di quelle che insistono sulla costa, sarà la città di crescita della Cina, cioè il grande appunto, miracolo economico cinese trova in questa città un po' il suo emblema, no? Però ecco, ci interessa sapere, quello è uno dei luoghi in cui l'Italia è meno conosciuta, obiettivamente, no? Perché la sua città, sì. Quindi vorremmo capire da te intanto qui ci sono anche degli imprenditori in sala, quindi ci interessa molto sapere che siamo collegati bene con l'Europa. E poi noi abbiamo un piccolo problema qui in Umbria che dobbiamo noi collegarci con l'Europa, ma quello è un altro discorso. Però, insomma, ci riusciremo. Ci interessa ecco, però sapere cosa sapete dell'Italia. Tu magari ne sai di più perché hai vissuto anche qui da noi, perché lei poi parla italiano, adesso sta parlando cinese per complicarci la vita, ma parla un italiano perfetto, eh? E quindi potresti anche parlare italiano. Va bene. Comunque ecco, facci capire un po' qual è la percezione che si ha dell'Italia, le cose che interessano ai cinesi degli italiani. Vorrei parlare degli abitanti di Chongqing come pensano verso l'Italia. 因为我在Siena学习了5个月的时间，所以我对意大利有一些了解。 Ho studiato per 5 mesi a Siena, quindi conosco un po' Italia come paese. 但是重庆人实际上对意大利的了解并不算深入，secondo me. Invece gli abitanti di Chongqing non conoscono molto bene l'Italia. 通常而言呢，对于重庆人来说，意大利的产品意味着高质量。 良好的审美以及不便宜的价格. Per i chongqingesi loro pensano i prodotti italiani è il simbolo di qualità, stile e costo alto. 正因为它不便宜的价格呢，所以意大利的产品能够进入重庆普通百姓的家里的机会并不多. Siccome costa molto, quindi i prodotti italiani difficilmente entrano nelle famiglie di Chongqing. 在家具方面呢，重庆有很多这种打着意大利生产或者设计旗号的一些产品. Soprattutto sui prodotti arredamenti ci sono diverse marche che dicono sono made in Italy, però non sappiamo esattamente da dove vengono. 在旅游方面. Su turismo, 很多中国的游客呢，喜欢大多局限于的这个 destination 都是罗马以北. Destinazione per i turisti cinesi è da Roma in su. 的大城市. Soprattutto le grandi città. 包括威尼斯、罗马和米兰. Venezia, Roma, Milano sono le destinazioni principali. 少部分的这个游客会到Firenze. Pochi viaggiatori vanno a Firenze. 现在对于中国西南地区的游客到意大利旅游会有一个障碍. Per i turisti della parte della Cina sud-ovest c'è un problema del visto. Sì. 但是 根据这个重庆驻意大利驻重庆总领事馆的这个消息呢，重庆七月份就会有一个签证中心开始了。 Ci sarà un centro di visto a Chongqing dal mese di luglio.
我想这会对促进重庆游客到意大利旅游会有一个很大的帮助。 Penso che aiuterà molto per i turisti cinesi che vogliono venire in Italia a visitare. 这里我想补充一点，刚才我为什么讲那么多关于这条从重庆到欧洲的铁路呢？ Perché parlavo tanto della linea ferroviaria che parte da Chongqing con la destinazione di Duisburg della Germania? È proprio perché fa la spedizione internazionale dalla Cina all'estero. 但是它回程的时候货物的这个源并不太稳定，什么意思？就是它回来的时候货物并不是满载的。啊，嗯，però questo treno al ritorno non è pieno di merce. 所以我们希望意大利的产品可以通过这条铁路能够被运到重庆和中国的西南地区。 Io personalmente vorrei tanto che con questa linea ferroviaria tante merci potessero arrivare in Cina. 在食物方面呢? Per quanto riguarda il food, 重庆人非常喜欢意大利的食物。 A Chongqingnesi piace molto la cucina italiana. 但是重庆的披萨店呢，很多都是美式的。 Però le pizzerie che ci sono a Chongqing, la maggior parte sono americane. 作为我呢，我知道重庆有几家非常正宗的意大利人开的pizzeria. Io conosco alcune pizzerie italiane. 这些pizzeria的老板呢，都是在重庆教书的意大利人。 I titolari sono professori che insegnano a Chongqing. 但是这几家店呢，仅仅是在年轻人当中流行。 I clienti sono i giovani. 在语言方面，重庆人非常愿意学习意大利语。 Per quanto riguarda la lingua, ai chongqingnesi piace imparare l'italiano. 在四川外国语大学呢，就是我毕业的学校，每年都有意大利语专业。 Perché a Chongqing c'è l'università per stranieri di Chongqing. 每年有25到30名学生学习意大利语在这里。 Annualmente vengono 25-30 studenti cinesi in Italia per studiare la lingua. 重庆也有两家语言机构在招收社会上的这种学生来学习一些意大利语。 Ci sono due centri di lingua a Chongqing che insegnano lingua italiana. Grazie, grazie per questo primo giro che ci ha dato una serie di notizie molto importanti su questa città, che è un po' la città, abbiamo detto, del futuro, che impareremo a conoscere meglio tutti, perché ne sentiremo parlare sempre di più, anche perché è un agglomerato di 34 milioni di abitanti, è impressionante, ecco, solo pensarlo, no? La nostra collega, la nostra amica cinese, ci ha raccontato alcune cose che riguardano un po' gli studenti. Prima di dare la parola a Wang, volevo dirvi che in Cina ci sono 15 università che offrono corsi e specializzazioni in italiano. È molto interessante l'attenzione che queste università pongono su alcuni temi, che sono la progettazione automobilistica, il disegno industriale, il restauro, la musica, l'arte. È una cosa curiosa, per esempio, che l'opera letteraria più conosciuta italiana in Cina è Pinocchio, però con la differenza, come in tutto il mondo del resto, però la differenza, la curiosità sta nel fatto che nessuno o pochi sanno che l'autore di Pinocchio è un italiano, è un po' come la cucina cinese, no? Con la cucina italiana, speriamo che non siano i coreani a divulgarla nel mondo. Gli studenti cinesi che scelgono di studiare in Italia sono passati in pochi anni, secondo i dati del Ministero cinese, da 3.000 a 10.000. E quindi lei ci ha parlato di questa università importante che c'è nella sua città, anche noi qui abbiamo l'università per stranieri e quindi speriamo che queste due università, qui ci sono anche degli esponenti della nostra università per stranieri di Perugia, possano collaborare sempre di più in futuro. Grazie. Adesso però voglio dare finalmente la parola alla nostra collega. Prego.
deve usare il microfono. Aiutalo. Chiediamo ad Andrea, che è un cavaliere, di tenerle il microfono. No. Ci penso io. Ah, penso. Aiutiamola un po', perché sennò qui. Okay. I can do it. I think if you want to promote Umbria in China, it's actually quite helpful to learn about how the media actually works in China. This is some brief introduction. È importante conoscere, vi traduco, è importante conoscere appunto i media cinesi come il suo per capire come far conoscere meglio l'Umbria in Cina. Newspaper in China with a circulation of about 1 million in China. Yeah, it's easier on a Mac. This is a little bit slower. Interesting to note that media and entertainment is now the fourth largest industry in China. It grows even faster than the GDP in the past 5 years. You can see the green line is the GDP, the growth rate, and the yellow line there is the media industry growth rate. You know, we all know that since 2011, China's economy has a little bit slowed down, but the media industry keeps growing. Now, in terms of revenue and tax, it's the fourth largest industry. It's sized only after energy, real estate, and automobile. We can see it's like actually newspapers, TV, and the internet all occupy these big shares in China's media industry. And it's also because China is such a big country, it has 1.3 billion people, so we have all these gigantic numbers. It's like almost 2,000 newspapers, almost 10,000 magazines and periodicals, 2,500 television and radio stations, and Chinese are actually quite willing to pay for the content, so we have 200 million paid users of cable TV. And China's internet users, the number keeps growing. Now we have 600 million internet users in China and 3 million websites. About 2,000 of them are dedicated to news. One thing very interesting to note that it's like only discovered in last 2 years is like Chinese are more willing to pay for contents on mobile terminals than on PC. So now we are able to charge money from terminals on like iPads and smartphones. And but it's like, I think the internet culture from the beginning is free. So on PC, we set up a paywall, but we actually didn't get much money from it. But it's like the old apps are earning well. It's quite exciting to note that to be a journalist is a very hard job, but it's still a top career choice for college graduates in China. And we have all kinds of statistics suggesting that media and communication is still the top choice for Chinese students studying arts abroad. I think it's because young people are more adventurous. They believe there's a new world to be explored. Newspapers, it's really not like the rest of the world. It's like 2011 was actually one of the best years in history for Chinese newspapers. That year, the newspapers' revenue grew up by 12%.
But it's like in last 2 years, there was some decrease. It's like 7% in 2012 and 8% in 2013. Metropolitan newspapers were hurt most. And we tend to believe that it's like the economy and the internet took away some of the advertisements. Because automobile, real estate, retail, and pharmaceutical, the four of them are traditionally the pillars of China's newspaper advertisements, but they are all quite hit by the slowing down economy. Newspapers, I think it's actually quite good for any foreign country to try to promote itself in China at this point, because Chinese newspapers are all on its way to be more magazine-like and more trying to be visually impressive and more beautiful and better projects. And we use more graphics. You can see this is a news report about this crash landing in San Francisco. And there's this much art element here. And this is one of our stories about the African Muslim community in southern China. And this is about the marine garbage. It's like in the search of this missing plane, MH370, whatever we find, it seems always to be marine garbage. So we did a story about pollution in the world. And this is a report about the refugees on the China-Myanmar border. It's like 2 years ago, the rebels in Myanmar, there was this war, so reporters went there. It's like we are doing all kinds of projects now in newspapers. It's now, this is a closed, isolated community in southwestern China, and there was no road until 2 years ago, so people maintained the old lifestyles. You can see from this picture, it's not very clear here, but it's like women there all have their faces tattooed. And this is about pollution in China. I'm sure it's already a big topic everywhere. And this is about leprosy patients. Disaster. And the nudist is like the naturalist in China. You can see Chinese media changing faces. You cannot imagine China Daily publishing such stories like a decade ago, but we are also trying. This is about the illegal gun making among the farmers. There's this area in China, it's like farmers make their own guns, but it's, that kind of gun is not very useful. And newspapers are also trying. On the other hand, it's like we do projects, and on the other, we are also trying to be digital. We use all kinds of platforms, and especially develop apps and try to help people pay for it. And we are also on the way to merge the two newsrooms. It's like the web newsroom and the newspaper newsroom. And some newspapers are also diversifying the portfolio because newspapers actually still earn money. It's just that we are not earning as much as before. So some are using the money to do real estate. Some are buying these online game companies. It's very interesting here. And the magazines. Actually, almost all the best-selling Chinese magazines, especially the cosmopolitan ones, are the Chinese versions of foreign magazines. And
there's actually a French magazine that's selling very well in China called Psychologist. And three kinds of, you know, in the last 2 years, it's like the media market everywhere in the world is not doing so well. But in China, there are new magazines in opening. And they are mostly of three kinds. It's like sports, travel, and photography. And I think it's very helpful to know this also because, like, Chinese are now have this great enthusiasm for traveling. And photography, I think, is also part of travel, and they are going everywhere. TV, because China is still a developing country, so in a way, it's like TV is still growing very fast. It grew up by 15% in 2012. And documentaries, there's this new enthusiasm for documentaries here, and by the end of this year, there will be two national channels dedicated to documentaries. So I think they are also buying works of foreign documentary makers. So it's a big chance here. And radio is like China is developing a kind of auto culture. So you can see it's like because people mostly listen to radio when they drive. So more than half of the listeners of radio are actually aged between 25 and 45. One thing interesting is that English learning programs are very popular on radio. And one of the best, most popular English learning program on radio in Beijing is hosted by an Australian. So, and new media. No one can ignore the influence of the new media here. New media is like, I think we should especially note the work of the social networks. It's very influential. I'm finishing here. Okay. It's very influential here, and if anyone wants to promote anything, they should make good use of the new media. It's like, this is one post, and this single one post is like, in the following week, it had 10 million comments. And the rest is about China Daily, but I do it as fast as possible. Our front page. China Daily has many editions. This is the European edition, Africa edition. And Asia edition. Yeah, special editions and China Daily Sunday. And we have a big cooperation with 8 publications, actually. And so back to our theme about this. Grazie. Beh, abbiamo grazie mille. Abbiamo conosciuto meglio anche questi. Ma colpisce, tra le tante cose che ha detto, due, insomma, tanto che in un post abbia 10 milioni di commenti, cioè una cosa che ci impressiona un po'. Mi ha colpito molto, e credo anche i colleghi presenti, la rivoluzione grafica di questi giornali, cioè quanto siano cambiati da un punto di vista proprio dell'aspetto. Qui, poi la nostra collega accennava molto a questo discorso del turismo. Io voglio ricordare velocissimamente, prima di dare la parola all'architetto Casamonti, poi farò concludere questa nostra chiacchierata dal Centao, che è appunto il nostro collega che rappresenta l'Associazione dei giornalisti cinesi. Ecco, i cinesi sono un po' dei globe shopper, no? Sono al primo posto nello shopping turistico nel mondo. Su questo spesso non si riflette. Per esempio, nel 2012, rispetto ad altri paesi, sono stati spesi 102 miliardi di dollari in turismo dai cinesi. Nel mondo, purtroppo non in Italia, ma la Germania è al secondo posto, gli Stati Uniti al terzo, al quarto posto il Regno Unito, al quinto posto la Russia. Nella nostra percezione
la classifica è un po' diversa, no? Noi pensiamo magari che i russi siano i primi, eccetera. Un terzo dei prodotti di lusso mondiali sono consumati dal 2% dei cinesi. E l'Italia è il paese europeo, prima parlavamo dei visti, che concede più visti ai cinesi. E faranno turismo quest'anno 90 milioni di cinesi. E i potenziali turisti cinesi in Italia sono 2 milioni, potenzialmente, secondo l'Enit. Oggi siamo a una cifra molto più bassa, cifre discordanti, qualcuno ipotizza 800.000, altri 500.000, però si discostano molto. Però l'obiettivo realistico in previsione dell'Expo 2015 è quello che possano venire in Italia 1 milione di turisti cinesi, una cifra molto, molto, molto importante. Questo perché? Perché stanno cambiando i consumi, perché stanno nascendo, si modificano un po' anche le classi sociali e quindi cambia anche, cresce l'attenzione per l'Italia, per il gusto italiano, lo stile architettonico, urbanistico, dell'arredamento, le cose su cui noi siamo maestri nel mondo. Ecco, su questo è uno dei temi che volevo affrontare, purtroppo sembra un po' di corsa perché abbiamo perso un po' di tempo, come abbiamo visto, con Marco Casamonti, che è un architetto, e qui alla mia destra, il socio fondatore di Archea Associati, un network di oltre 100 architetti che opera tra Milano, Roma, Firenze, Pechino e San Paolo, professore di progettazione architettonica, ma noi qui l'abbiamo invitato anche in veste di direttore di una rivista di architettura, visto che è il festival del giornalismo, volevo parlare di questa differente, di questa nuova sensibilità urbana, no? Perché le città cinesi, per chi le vede da lontano, io ricordo che la prima volta che sono andato in Cina pensavo che Pechino fosse una città piena di biciclette, no? Quindi sono arrivato e c'è tutte Audi 3000. Quindi ecco, noi, i nostri incontri annuali servono anche a questo, a far conoscere meglio questo paese che cambia profondamente in modo molto veloce e a volte noi non ce ne accorgiamo, no? Sta cambiando molto anche la sensibilità urbana, quindi anche le costruzioni. Ci sono grandi opere di architettura in Cina, poche di grandi architetti italiani. Mi sembra che Renzo Piano o altri non abbiano fatto... No, ecco, c'è una sola grande opera di architettura di un architetto italiano e che è l'aeroporto di Shenzhen, che è da poco terminato, uno degli aeroporti più grandi del mondo, progettato da Massimiliano Fuxas. Ma per esempio Renzo Piano non ha mai fatto opere in Cina. In ogni caso voglio dire che, così cerchiamo di integrare il ragionamento fatto fino adesso, che effettivamente c'è un grandissimo interesse dei media cinesi a conoscere l'Italia e credo che debba essere anche viceversa dei media italiani a far conoscere l'Italia in Cina. La prima cosa, dopo 2 anni che noi abbiamo aperto lo studio a Pechino, è stato quello di prendere questa rivista, che si chiama Area, questa è la versione italiana, e realizzare l'edizione cinese di questa rivista. Perché abbiamo fatto questo in collaborazione con un publisher, con un editore cinese? Perché una rivista di dibattito sull'architettura, sulla città, era importante che questa rivista fosse conosciuta dai cinesi, dagli architetti cinesi, dagli operatori cinesi e quindi pensavamo che fosse importantissimo fare un gesto. E il primo gesto che un'impresa deve fare, che una società editoriale deve fare, è quello di parlare la lingua delle persone verso le quali ti rivolgi. E quindi la prima cosa da fare, io dico agli imprenditori, fate un sito internet in cinese, primo. Secondo, se siete nel campo dei media, cercate di far capire che il media è uno strumento di comunicazione, quindi dovete farlo in cinese e divulgarlo in quel mondo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni operatore, io dico italiano, che opera in Cina, ma vale lo stesso per loro, deve porsi in un mondo senza barriere o dove le comunicazioni sono facili. Le comunicazioni ancora oggi sono difficili. Se voi prendete un taxi a Pechino, i tassisti non parlano inglese e quindi io devo chiamare la mia segretaria, passare il tassista che dà l'indirizzo e io forse arrivo a destinazione. Questo ci dà l'idea che dobbiamo ancora fare molto, devono fare molto i giornali, devono fare molto i mezzi, strumenti di comunicazione, devono fare molto ognuno nel proprio campo. E io lo faccio come architetto.
La domanda era molto chiara: come l'architettura può... C'è questa nuova sensibilità urbana. Esattamente. E ecco, questo, vedete, questi sono tutti i progetti che noi abbiamo fatto in questi anni in Cina. Abbiamo aperto lo studio nel 2005 e siamo forse l'unico studio italiano, uno dei pochi studi italiani che hanno una sede operativa sia in Italia sia in Cina, che lavoriamo contemporaneamente. L'abbiamo fatto nel 2005, prima della crisi del 2008. Non ho vergogna a dire che la Cina ha salvato il nostro studio, perché noi siamo oltre 100 architetti e se non ci fossero stati questi lavori in Cina, noi forse oggi avremmo uno studio di 10 persone e non fortunatamente ancora di 100. Questo è il Museo della Ceramica? No. Questo è il Museo della Ceramica che noi stiamo costruendo. Vi faccio vedere brevissimamente questo progetto che stiamo costruendo a Changsha. Changsha è una città dove la Fiat ha la fabbrica, prima Chongqing, si è detto c'è l'industria automobilistica. Noi a Changsha, una impresa grande, impresa cinese, ci ha dato un'area di 2 chilometri lunga per fare un progetto, un grande museo della ceramica, perché loro producono, una multinazionale, anche ceramiche. La cosa incredibile è che quando ci hanno chiamato, ci ha detto architetto venite perché l'area è pronta per essere costruita, cioè l'avevano spianata con i caterpillar. Ecco, c'è anche un rapporto diverso per esempio con la natura, non solo con la città. L'area per essere costruita deve essere piana. Allora noi siamo arrivati e ho detto benissimo, adesso il paesaggio non c'è più. Noi viviamo in Toscana, io sono di Firenze, lavoriamo sulle colline, rispettiamo la natura. Pensiamo che se adesso è distrutta noi non possiamo fare il progetto, ma questo cliente cinese con un grande pragmatismo da cui dobbiamo imparare ha detto ma voi siete i migliori del mondo per stile, per eleganza, per cultura e voi inventerete un nuovo bellissimo paesaggio, non ci dovrebbero essere problemi. E questo abbiamo tentato di fare, cercando di capire la loro cultura però. Cioè non facendo come fanno molti architetti americani che vendano ai cinesi i loro progetti fatti negli Stati Uniti. Il compito di noi italiani è quello di comprendere la tradizione culturale cinese, la loro identità e cercare di dare una nostra interpretazione, non colonizzare la Cina, questo sarebbe sbagliato. Allora abbiamo detto guardate, la vostra città della ceramica sarà questo, l'avete già, il vostro paesaggio esiste, quello che voi producete. E ho messo, ecco, questa immagine molto importante, spiegare che ogni edificio poteva essere un vaso di ceramica. Ho detto così voi, ogni oggetto ha una sua bellezza, una sua qualità e vedete, in questa, potete anche costruire il primo edificio, poi il 20° e fare per step, la città avrà una sua immagine. Ma loro mi hanno risposto, no guardi architetto, non ha capito, noi la costruiamo tutta insieme. Ecco, per dire anche diverso rapporto, io da italiano pensavo che l'avrebbero fatta per step, so, 150.000 metri quadri, dove ci metteranno 10 anni. In realtà questo, vado molto veloce, questo luogo che voi vedete così, ecco un progetto che per esempio in Italia non sarebbe possibile, cioè è impossibile realizzare una cosa del genere in Italia, ma è tanto più impossibile, scorro le immagini velocemente, se pensate che questa azienda della ceramica ha dentro un albergo alto 100 metri, un museo che viene destinato allo Stato, al governo e poi altri luoghi, ristoranti eccetera, per mostrare le loro attività. Chiedo scusa architetto, ma riflettevo leggendo anche le cose che hai scritto, che c'è stato questo cambiamento, questo nuovo gusto più europeo. Prima accennavi gli americani che arrivano lì e fanno le loro opere, no? Come le farebbero a Los Angeles. Invece gli italiani hanno questa sensibilità maggiore verso la Cina, quindi c'è un ritorno anche un po', perché la storia della Cina è costruita un po' sulla strada, no? C'è un ritorno un po' anche alla piazza europea? Ah, non c'è dubbio, noi abbiamo moltissimo da dare, io credo, alla Cina. Ecco, per esempio, questo è un riferimento importante, nella cultura cinese, nella città cinese non esiste la piazza. Come esiste nella città europea, che è il luogo di aggregazione, di incontro, esiste la strada, ma la piazza non è un luogo. Ecco, c'è grande attenzione per la qualità della vita italiana, per la città italiana e europea in particolare, e per esempio quando i cinesi vengono qua cosa ci chiedono? Mi faccia Venezia, perché Venezia è il simbolo della qualità. No, vogliamo Venezia, e ci sono delle Venezie in Cina. Cioè, non, ci capita spesso, se voi andate, ci sono delle città che sono esattamente la copia di Venezia. Noi dobbiamo fargli capire che l'originale però è meglio. Esatto. No, quello che noi cerchiamo di fargli capire è che è lo spirito, cioè l'anima
della città di Venezia che può essere riprodotta, non la sua forma, la sua faccia. Comunque, per farvi vedere, dopo sei mesi, ecco, siamo passati. Adesso vi posso anche dire che questo Museo della Ceramica è rivestito con delle ceramiche prodotte qua in Umbria, ecco, questa l'abbiamo fatta fare qua in Umbria da un'azienda che si chiama Tagina, quindi c'è uno scambio che vedete, ecco. E vi faccio vedere però che in sei mesi dal progetto siamo arrivati al cantiere. Guardate queste immagini e vi assicuro che io sono un architetto, sono assolutamente impressionanti e straordinariamente belle. In che senso belle? Che un architetto vede realizzare la sua opera in un tempo breve e quindi si, questo cambiamento anche temporale ti aiuta. Ecco, tutti questi sono 11 edifici, noi non facevamo in tempo a fare disegni che loro costruiscono, quindi impongono anche a un italiano che va in Cina di commisurarsi con una diversa concezione del tempo, non solo dello spazio, le dimensioni sono molto dilatate, ma del tempo. Quindi io credo che noi abbiamo molto da dare, ma anche molto da imparare. Ecco, io credo che, vi faccio vedere queste immagini, proprio l'obiettivo è questo, pensare di lavorare in Cina perché abbiamo molto da prendere, oltre che molto da... Ecco, vi faccio vedere queste immagini, sono assolutamente... È il paradiso degli architetti. È in qualche modo un luogo straordinario, perché i cinesi, la cultura cinese è molto aperta. Noi siamo cattolici, no, dentro, e quindi tutta la nostra visione del mondo, anche se uno non è cattolico, credente o osservante, comunque si misura con la nostra formazione. Ecco, in Cina non hanno avuto il classico, non esiste il classico, cioè oggi copiano le architetture del classico, ma non c'è il classico, e forse non c'è stato neanche il moderno, quindi l'anticlassico. Ecco, questa libertà di orizzonti è una grande opportunità culturale, perché non ci sono i dogmi, quindi siamo liberi di fare un progetto come questo. Ecco, questo per esempio, sto costruendo adesso l'Expo dell'Uva, è una roba di 3 chilometri, in una città che si chiama Yanqin. Guardate, questi sono i disegni che ho fatto 2 anni fa, questo è l'ingresso, scorro velocemente le immagini, adesso... L'Expo, vanno molto più veloci di noi, questo Expo è terminato, hanno iniziato a fare i pezzi delle facciate, costruire, guardate le immagini, sono passati forse 10-12 mesi e inauguriamo a giugno. Ecco, questo per dirvi che c'è una dimensione del tempo e dello spazio diversa che impone delle serie importanti riflessioni che noi dobbiamo assolutamente compiere. Grazie. No, grazie. Leggo nel pensiero di qualche volto amico in sala col fumetto sulla testa, no? Non è che dobbiamo subappaltare i cinesi l'Expo 2015 per riuscire a farlo. Vedevo dei volti e interpretavo i pensieri. No, ecco, quindi abbiamo visto questa nuova sensibilità urbana della piazza, dei luoghi, delle grandi costruzioni, tra l'altro molto interessanti anche per l'Umbria, la regione che ospita il festival, perché parliamo di ceramica e parliamo di vino, quindi speriamo che ci siano anche dei collegamenti. Beh, la regione Umbria sapete che adesso promuove, poi ne parlerà Margherita, poi ne parlerà. Importante. Purtroppo siamo in forte ritardo, come temevo, anche per questi problemi tecnici che abbiamo avuto, quindi dobbiamo correre veramente. Allora do subito la parola a Carlo Cretella. Carlo Cretella è un architetto che si occupa di ridisegnare in qualche modo l'interno delle case cinesi, ha studiato con la stessa umiltà, vorrei dire, con la stessa attenzione confrontati con questo mondo gli interni delle abitazioni cinesi, quindi questo gusto italiano in qualche modo mi sembra che funzioni. Sì, anch'io adesso ho una presentazione. Sì. Quindi volevo un attimo raccontare quello che è stato un po' un'esperienza che è stata fatta durante il... Sì, dobbiamo sintetizzare al massimo. Sì, durante il Salone del Mobile. Praticamente ci è stato chiesto di fare un po' un'indagine di quello che poteva essere il vivere e lo spazio abitativo in Cina e un po' reinterpretarlo con quello che poteva essere il modello di questa azienda Lago, che è un'azienda veneta. E quindi è stato interessante fare con dei ragazzi di alcune scuole di design italiane e con un ragazzo anche cinese che appunto studia in Italia, di fare un'indagine di quello che poteva essere il vivere in Cina. E come appunto diceva l'architetto Casamonti, abbiamo capito che l'abitare, il vivere, gli interni, adesso non sono più gli interni di una volta, ma sono quelli di condomini, di grandi grattacieli, che vanno a snaturare quello che è invece la
la vera tradizione del vivere in cinese. Quindi noi appunto all'interno di uno spazio di Milano, che è uno spazio che è molto interessante, abbiamo con degli studenti, abbiamo fatto questo workshop e abbiamo un po' individuato quelli che potevano essere delle parole chiave per farci fare dei ragionamenti. E la parola forse che ci ha colpito di più è stata la condivisione. Noi abbiamo visto che in Cina il tema di condividere uno spazio all'interno di un'abitazione è molto più forte di quello che può esserci in Italia, perché diciamo che tutto è partito da quello che è il momento del mangiare, di poter stare intorno a un tavolo che appunto è il momento in cui le persone si ritrovano e mangiano anche in una maniera completamente diversa da quello che è lo stile italiano, quindi avere delle pietanze tutte al centro di questa tavola e tutte le persone attingono da queste ciotole, e questo ci fa capire già un momento diverso di come le persone approcciano quello che sono, ma anche delle altre cose ci hanno un po' colpito. Per esempio, vado un attimo avanti, è proprio il modo di vivere lo spazio del soggiorno e del dormire. E noi abbiamo visto che appunto mentre in Italia abbiamo la camera da letto, è un po' un tabù, è uno spazio che non viene mai violato, in Cina è uno spazio che può essere, diciamo nella cultura orientale, è uno spazio che può essere condiviso, è aperto. E quindi questo ci ha dato l'opportunità di fare un esperimento. Abbiamo, in una giornata abbiamo utilizzato il tema dei 14 metri quadrati e li abbiamo declinati in tre visioni diverse. 14 metri che è lo standard italiano, sì, della camera. Sì. I 14 metri quadrati abbiamo cercato di farli, li abbiamo trasformati in un'unità abitativa, uno spazio, un'unità abitativa intera, uno spazio dove il soggiorno e la camera da letto, spazio solo della cucina, quindi utilizzando anche quello che erano i prodotti di questa azienda abbiamo cercato di capire come potevamo noi rapportarci alle loro usanze, cioè non noi imporre qualcosa. Io condivido tantissimo quello che diceva l'architetto Casamonti, perché noi dobbiamo capire come introdurci in questo mercato e capire come potremmo con il nostro stile, con il nostro design, approcciarci a questo mondo. E infatti, così brevemente spiego queste due immagini, noi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo visto queste fotografie che ci hanno colpito tantissimo, e quindi era proprio l'abitare, che sicuramente non è questo l'abitare quotidiano in Cina, però i microspazi come vengono utilizzati al massimo proprio in queste grandissime città. Quindi noi abbiamo raccontato come questi 14 metri quadri possono essere sviluppati utilizzando dei prodotti in una determinata maniera, e come è appunto lo spazio, come vi dicevo prima, del soggiorno e del letto, anche noi con alcuni elementi che possono essere dei filtri, semplicemente utilizzando i mobili in una maniera diversa, dove sia lo spazio che l'intero spazio viene diviso soltanto da dei mobili appesi magari o con delle linee molto semplici, si poteva arrivare a rappresentare qualcosa, a dare dei messaggi. E infine era i 14 metri quadrati dedicati alla cucina, come queste grandi pareti possono essere trasformate con questi grandi teli che possono scorrere e utilizzare dei materassi per far rivivere un po' quello che può essere il vecchio stile, che da quello che abbiamo un po' capito forse sta anche tornando. I giovani cinesi vogliono riprendersi un po' alcune tradizioni che avevano una volta. Grazie. Dicevo ieri, parlando con i nostri amici cinesi, che l'Umbria ha una tradizione, un filo rosso, al caso di dire, che unisce l'Umbria e la Cina, perché Giovanni da Pian del Carpine è stato, prima di Marco Polo, il primo occidentale a parlarci della Cina, poi c'è stato anche Andrea da Perugia, però ci sono anche dei moderni esploratori cinesi, uno l'abbiamo qui alla nostra sinistra, che è
Andrea Margaritelli, che ha concepito insieme ai tuoi colleghi imprenditori, 11, 3 inizialmente, poi 11, questa grande idea che sta riscuotendo molto successo e di cui vorremmo, sentiremo parlare molto anche in seguito, che si chiama Casa Umbria a Shanghai. Quindi per ragioni di tempo lo invito anche a lui alla sintesi. Però ecco. Assolutamente, a questo punto mi faccio aiutare anch'io da qualche immagine se può essere mandata in loop, così con le immagini si racconta meglio che con le parole. Sì, è un progetto effettivamente di rete d'impresa, di una squadra di aziende del nostro territorio, dell'Umbria, che si è messo insieme, coagulato attorno a un invito del centro estero dell'Umbria, che peraltro organizza questa seduta, un'iniziativa pubblico e privato, mi sento di dire, per averla vissuta, virtuosa, nel senso che è un investimento anche a prevalente impegno economico privato, con il pubblico che ha fatto ciò che più il privato si aspetta che il pubblico possa fare, cioè mettere insieme, creare le condizioni per aggregare e poi rafforzare magari con un'energia aggiuntiva un progetto che abbia in origine buone motivazioni e una certa buona energia. Questo progetto credo che ce l'avesse, queste caratteristiche di base, 3 aziende industriali che avevano già un forte radicamento in Cina dal punto di vista sia soprattutto di distribuzione, di radicamento distributivo, perché affacciarsi a un mercato non significa soltanto presentare i propri prodotti e quindi aprire uno showroom, ma avere gli uomini, l'organizzazione, una rete. E sappiamo tutti che in tutti i paesi del mondo poi alla fine l'hardware è importante, ma il software e soprattutto la qualità delle risorse umane è fondamentale, quindi l'essere presenti con un'organizzazione diventa una condizione ineludibile. Ebbene, queste 3 aziende che sono Tagina, che è stata già citata, ed è stato emozionante onestamente vedere ciò che Marco Casamonti ci ha mostrato e vedere che in un polo della ceramica comunque c'è spazio per un prodotto di alta qualità, con alti tra valori progetto meraviglioso, nati in Umbria, dicevo Tagina, e talenti nel mondo che rappresenta un'azienda leader nel settore dell'outdoor, dell'arredamento outdoor, e Listone Giordano, che in questo caso rappresento anche, e che si occupa invece di pavimenti in legno. Ecco, 3 aziende che avevano già delle radici, che hanno messo a disposizione le proprie competenze, hanno avuto il piacere di condividere questa esperienza con altre 8-9 imprese importanti, anche molto importanti, perché semplicemente che hanno preferito svolgere inizialmente un ruolo differente nella prima fase, ma nomi di grandissimo piano dal punto di vista imprenditoriale in Umbria. Parlo di nomi come Alcantara, Mastro Raffaele, Caprai, quindi Eurolegno, non le cito tutte perché dimenticherei senz'altro qualcuno, ma le troverete poi nelle cartelle stampa e nel sito casaumbria.eu, che traccia un pochino il profilo di questa iniziativa. Cosa è nato da tutto questo? Ci tengo anche ad aggiungere la presenza fondamentale, perché Marco Casamonti parlava di ruolo della progettazione. Ecco, questo è un progetto che abbiamo il piacere di descrivere come accompagnato da una componente progettuale. L'Ordine degli Architetti, non solo di Perugia Eterni, che quasi potrebbe essere automatico, ma l'Ordine Nazionale, nella persona del Presidente Leopoldo Freri, ha riconosciuto a questo progetto una valenza di forte carattere nazionale come modello di internazionalizzazione, ha appoggiato l'iniziativa con un'attiva presenza e partecipazione degli architetti. Ecco, questo team parte dall'Umbria per andare dove? Per andare a Shanghai, 37 milioni di abitanti, chiaramente una metropoli a tutti nota, nel cuore del quartiere più dedicato all'arredamento, lo Xukue, e all'interno di un mall di alta qualità anche architettonica dedicato ai prodotti di brand europeo. Non dico soltanto italiano, perché non sarebbe vero, è il lusso. La percezione di un prodotto esclusivo in Cina interessa una parte limitata in senso relativo, ma importantissima in senso assoluto. Si parla
del 5% delle superfici prodotte ogni anno che hanno caratteristiche di luxury, ma quel 5% corrisponde a 51 milioni di metri quadri di costruito su questo tipo di target. Ecco, chi acquisisce case con questo tipo di profilo cerca prodotti differenti da quelli che si trovano più comunemente all'interno del mercato domestico e guarda quindi all'Europa in particolare, ma non solo all'Italia, alla Germania, alla Francia. Dobbiamo essere consapevoli di non essere gli unici rappresentanti dello stile, dell'architettura e del bello in Europa o nel mondo, ma l'Italia rappresenta sicuramente una parte importante. Ecco, con questo tipo di obiettivi e con l'obiettivo anche di aiutare a trovare qualche trasporto in senso inverso sul treno che collega la città che ci è stata descritta della Germania alla Cina, cerchiamo appunto non di competere sul piano della produzione seriale, dell'altissima competitività sui prezzi, che è sicuramente oggi una leva di forza importante invece dei trasporti che dalla Cina arrivano in Occidente, ma puntando su tre parole d'ordine che sono design, cioè ciò che si vede dall'esterno, qualità, cioè quello che i prodotti incorporano a livello di valori all'interno, e terza, la parola rispetto, rispetto per la salute, rispetto per l'ambiente, che sono tre parole che nell'Umbria hanno delle declinazioni evidenti, in cui l'Umbria, intesa come simbolo, anche in qualche modo condensatore, non da solo, sarebbe tranquillamente valido, mi sento di dire, per la vicina Toscana, per le vicine Marche, comunque quella che si definiva una volta la parte più cuore dell'Italia, sicuramente di queste tre parole, bellezza, valori qualitativi e rispetto, hanno sicuramente qualcosa da dire. È quello che cercheremo di dire insieme a tutte queste aziende nei prossimi anni a Shanghai. Grazie anche per la capacità di sintesi. Rispetto, bellezza, qualità, tre parole magiche che contraddistinguono un po' le cose che sappiamo forse fare meglio nel mondo. Dobbiamo andare molto di corsa, quindi chiedo la cortesia a Wang, però abbiamo l'occasione di avere questa nostra collega qui a Perugia che adesso tornerà in Cina e racconterà un po' anche ai cinesi dell'Italia, e quindi volevo chiederle qual è la sua percezione dell'Italia. I worked in three Chinese cities as a reporter and editor, and I have been to 30 of the 31 provinces in China. So based on my understanding of the contemporary Chinese, I think there are some key words about Umbria that Chinese may find very appealing. Nobility or upper class lifestyle. We went to a castle last night, and here the woods, the forest, the rooms, the graveyard, the wine, and all dishes are very impressive to the Chinese. I think the Chinese families now are very enthusiastic about sending their children to the Eden School or other so-called elite schools in Europe. This kind of upper class lifestyle or this kind of imagined upper class lifestyle has a very strong attraction to the urban Chinese who are getting their new money. The second here is tradition. We tend to have a very long tradition, and somehow we have this belief that it's like every kind of shoes, bags, watches is like have been run by a family business for a millennia. So Chinese went through a period that tradition was interrupted. So now we want tradition back in more enthusiasm than you can imagine in Europe. The third is creativity. I think that can sell very well in China because, Chinese, we tend to think that Italians are quite similar to us, and we accept Italian culture maybe much better than many other Western cultures. I was educated in the US and I had two jobs in US, and I also worked in Germany, but based on my experience, it's like I think Chinese are much more friendly to Italians, and
And you know, it's like there's this also fascination about design in Italy products. There was this very big news and had extensive coverage in China 2 years ago. There's this furniture called Da Vinci. And it's actually made in China, designed in China, and because it's called Da Vinci, so many Chinese families think it's actually Italian, and it sold very well until this whole scandal was exposed. And the fourth here is culture. Because we all learned a lot about the Renaissance in China, and even now it's like when we talk about the Chinese dream, we often explain it in the way of the Renaissance. And it's like years ago, there's this exhibition in China that's very influential called about this Etruscan, Etruscan culture. And there was this actually exhibition. It's not in China, but it's about Italians. It's like Italian art about love called Amor. But it's like it's exhibited in the Metropolitan Art Museum in New York. But it's like all the pictures went wild in China on the internet. And currently, there's also going to be another exhibition in China at the National Museum about Italy and about Renaissance. So, actually, I think Italy can make good use of it because last year, the year before last, there was this exhibition hosted by German Museum and Renaissance. It's all about Germany, and it tells about how German is important in Renaissance and about this Enlightenment period. So, in a way, it can be a little bit misleading, right? And I think the fifth key word here is nature. It's like olive oil, yogurt, your fruit, and everything is so beautiful and so natural here. And I think urban Chinese now, especially in big cities, they are much more willing to pay for organic food and for really good quality products. And the sixth is travel. It's like, I think many Chinese have been to Paris and Rome and all these big cities. It's, when you talk to friends, it's really not worth boasting about you're going to Rome. So I think Umbria and with its rich tradition can be, you know, it's like now people can say, oh, I went to a very obscure place in Scandinavia or some place. It's like, I think it has a big opportunity in attracting Chinese tourists. But I think the problem now is like for Chinese here is that we don't know actually what is authentically Italian. It's like we, I think what is needed here is that either Umbria is like all your designers and or it's like your business is like there should be a, either combined force or something. It's like you can present yourself and say, oh, this is from Umbria. It's like from the area with one of the, it's like with a really long tradition, and we have all these so many advantages. And I think that's what Chinese are needed. Thank you. Vi assicuro che non era preparato, quindi questo elogio dell'Umbria credo che ci rende felici. Ringraziamo Wang per queste belle parole sulla nostra regione, ricordando che a proposito di Etruschi, questa è una città etrusca, era una delle più importanti città etrusche, quindi speriamo anche noi di fare una mostra sugli Etruschi a Pechino magari. E purtroppo il tempo stringe, gli argomenti sono tanti, io volevo lasciarvi con un saluto che è un onore per noi ospitare qui Cao
Ci vuole anche il dirigente Chen Tao, che è il responsabile della divisione europea dell'Associazione dei giornalisti cinesi. È la prima volta che accade che questa associazione sia presente qui e quindi al festival. Speriamo che venga ancora in Umbria insieme a tanti altri suoi colleghi, siamo pronti ad accoglierli. Volevo dargli la parola per un breve saluto che credo che faccia a tutti noi piacere, però serve un microfono. Ecco, grazie. Sì, serve un altro microfono anche per... Puoi parlare qui tu? Innanzitutto vorrei ringraziare tutti i giornalisti italiani che sono venuti e la bellissima presenza dei nostri due giornalisti cinesi. Ringrazio anche la presenza di tutti gli amici venuti da diversi paesi nel mondo. Vorrei anche chiedere il permesso di rappresentare l'Associazione dei giornalisti cinesi a ringraziare l'ottima ospitalità e l'accoglienza del centro estero dell'Umbria. Siamo molto contenti di venire a Perugia, questa bellissima città, a partecipare a questo grande evento, Festival Giornalismo. Crediamo che questa è una grande piattaforma per scambiare le esperienze lavorative tra i giornalisti internazionali. I giornalisti vengono da diversi paesi nel mondo insieme a Perugia per scambiare esperienze e fare a brainstorm. 而且也是一个重要的促进合作的一个平台。 È anche una piattaforma di promuovere la collaborazione. 就像刚才大家都谈到的，可以促进各媒体的交流，可以促进双边各个领域的合作，像建筑啊、设计啊、木地板啊、文化贸易啊各个方面的合作。 Può promuovere la collaborazione non soltanto in settore media, anche nel settore, come hanno citato prima, design, come perché anche ceramica e design italiano. L'Associazione dei giornalisti cinesi è un'associazione nazionale, i membri stanno per tutta la Cina. Vogliamo tanto collaborare insieme con l'Italia per promuovere una collaborazione sino-italia. 最后呢，请允许我预祝这次国际记者节的各项活动取得圆满成功，中意之间的各项合作呢，能够不断的深化和拓展。 Al fine auguriamo del successo della tutte le attività del Festival Giornalismo e la futura collaborazione sino-italia. Grazie mille a tutti. Grazie. Grazie. Un proverbio cinese dice che il mare è reso grande da tutti i fiumi che vi sfociano. Noi crediamo con questa iniziativa di portare il cinese, no? E quindi sicuramente dico al nostro amico giornalista Chen che sarà sempre il benvenuto qui a Perugia, in Umbria e in Italia, insieme ai suoi colleghi. Grazie a tutti voi.